Celano, chiesa di San Francesco, secolo XIV, facciata. Tommaso da Celano, primo biografo del santo, nacque dal conte Berardo e Margherita Gualtieri tra il 1185 e il 1190. Il tessuto urbanistico del centro all'epoca era questo. Tommaso trascorse gli anni dell'adolescenza e della giovinezza nello studio delle lettere classiche, della Bibbia e dei padri della Chiesa, acquistando un'ottima preparazione umanistica. Tra la fine del 1214 e gli inizi del 1215, rispondendo alla chiamata del Signore, si presentò a frate Francesco con altri letterati e nobili per essere accolto nell'ordine. Nel 1223 fu missionario in Germania ed eletto custode dei conventi di Magonza, Worms, Spira e Colonia. Assisi come la vediamo oggi, ma qui Tommaso trascorse alcuni importanti anni della propria vita. La Basilica di San Francesco, progettata dall'architetto Elia da Cortona, fu consacrata nel 1253. È il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali del Santo Serafico. Il 3 ottobre del 1226 Tommaso fu presente al trapasso di San Francesco, come egli stesso asserisce nella Vita Seconda, abbiamo visto noi stessi. Nel 1228 Papa Gregorio IX lo incaricò della stesura della Vita Prima, terminata nel 1229. Giotto dipinse questi capolavori a partire dall'anno 1296. Nel 1299 completava i 28 affreschi della vita del santo. Tommaso accompagnò San Francesco a Celano e Giotto lo testimonia con questo affresco relativo alla guarigione del conte della città. Paesino dell'Abruzzo montano ai confini con il Lazio. Oggi conta appena 20 abitanti. Fra Tommaso arrivò qui verso il 1256. Furono anni di serena meditazione, di calda e tenera preghiera tra boschi e valli ricchi di pace. Uomo dalla penna leggera, Tommaso tra il 1246 e il 1247 stese la Vita Seconda, che i posteri hanno denominato leggenda antica. Obbediente alle disposizioni dei superiori, tra il 1252 e il 1253 compose il Trattato dei Miracoli. Intanto aveva scritto anche la vita di Santa Chiara. È celebre
per essere considerato il probabile autore della sequenza poetica di Es Ire. La scritta documenta la presenza del frate nel convento delle Clarisse di San Giovanni in Valdevarri. Resti delle mura perimetrali esterne. Qui, assistito dalle Clarisse, di cui era stato direttore spirituale, rese l'anima a Dio nel 1260. Fu sepolto nella chiesa del monastero e venerato quale beato dell'ordine. Dopo il 1475 la tomba restò incustodita a causa di continui saccheggi di malavitosi. Nel 1506 due frati, coadiuvati da altri 8 cittadini, trafugarono il santo corpo e lo portarono a Tagliacozzo. Oggi splendida città d'arte. Agli inizi del 1230 fra Tommaso si recò qui e dette inizio a questo locus sancti Francisci, ma la sua permanenza dovette essere molto breve. La splendida chiesa di San Francesco in stile gotico fu completata nel XIII secolo. L'interno, molto sobrio, è a navata unica con 3 campate quadrate ed archi trasversali ad ogiva. Il presbiterio è sopraelevato rispetto alla navata. Notevoli alcuni dipinti realizzati con la tecnica ad olio su tavola. Dal 1650 al 1960 i resti di Fra Tommaso furono conservati in quest'urna lignea ad abete. Nel 1960 Monsignor Domenico Valeri, vescovo dei Marsi, fece una nuova ricognizione canonica. Quindi ricomposto lo scheletro con i suoi arti principali e rivestito con l'abito grigio, Tommaso è stato collocato in una pregiata urna di cristallo con armatura di bronzo. Tanti pellegrini e visitatori vengono da ogni parte d'Italia a pregare sulla tomba del venerato biografo del poverello d'Assisi, che qui vediamo raffigurato in una tela di padre Giovanni Lerario. Dall'alto del presbiterio, veduta dell'interno meraviglioso nella semplicità della sua linea gotica. Per questa porta entriamo nel chiostro attiguo alla chiesa. Iniziato nel XIII secolo, fu ultimato nel XVI ed è in stile rinascimentale. La pianta è circondata da un portico con volte a crociera e pilastri quadrati. Al centro una cisterna ed un pozzo. Sulle pareti furono decorate le lunette con una mirabile descrizione della vita di San Francesco d'Assisi. In questa volta a botte
volte è stato affrescato l'albero genealogico delle diverse famiglie francescane del posto, formato da 20 rami. San Francesco è il tronco che li sostiene. Celano, monumento a Fra Tommaso realizzato dallo scultore Pino Conte. Voglia Dio che il titolo di beato col quale venne insignito da secoli il primo biografo del poverello ed il poeta del Dies Irae venga presto riconosciuto ed approvato dalla Santa Sede.